Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video differente dal solito, infatti non parleremo né di bici né di componenti, nulla del genere. Piuttosto ci andremo ad occupare, parleremo dell'abbigliamento invernale. Lo faremo in collaborazione con Fox e con i loro prodotti dedicati a questa fase dell'anno. Tra i tanti modelli presenti in catalogo abbiamo selezionato tre indumenti, guanti, pantalone e giacca, appartenenti alla linea Ranger 3L Water. Degli indumenti pensati, anzi realizzati, per andarci a difendere da quegli elementi naturali che possono impensierire le nostre uscite invernali, ovvero il vento, il freddo, ma soprattutto l'acqua. Entriamo nello specifico, vado un po' a parlarvi del materiale con il quale sono stati realizzati questi tre indumenti. Un materiale realizzato in tre strati, denominato DWR, Durable Water Repellent. Un tessuto quindi sì impermeabile ma anche in grado di traspirare. Vi snocciolo appunto qualche dato. 10.000 mm è il loro grado di resistenza all'acqua, mentre 10.000 grammi al metro quadro è il loro grado di traspirabilità. Anche le cuciture sono totalmente nastrate e le zip impermeabili. Questo consente di proteggere i nostri oggetti, ad esempio il telefono, contenuti all'interno delle tasche. Tasche che sono 3 per la giacca e 2 per il pantalone. La giacca presenta una zip frontale totalmente apribile, una cerniera inferiore per far aderire appunto la giacca al nostro corpo, mentre il pantalone, oltre alle due tasche e alla chiusura appunto, eccola qui, a cricchetto, presenta due elastici inferiori per andare a stringere il pantalone sulle caviglie. Dopo però avervi dato qualche dettaglio tecnico, è il momento di andarli a provare, a testarli proprio sul campo. Quindi indossiamo la giacca, il casco e ci vediamo dopo. Chiaramente quello di oggi è soltanto un video dimostrativo, un video nel quale vi abbiamo parlato e vi stiamo parlando dell'esito finale del nostro test, un test durato più di un mese nel quale abbiamo affrontato delle uscite in condizioni meteo non proprio clementi. Partiamo dalla peculiarità che contraddistingue questi tre indumenti, ovvero la loro impermeabilità. Beh, pantalone e giacca si sono dimostrati all'altezza mantenendo quelle che sono state le promesse di Fox. Quindi anche dopo una mezza giornata sotto una pioggia costante sono stati in grado di mantenere impermeabilità, traspirabilità, ma soprattutto di tenere all'interno il nostro calore corporeo. Discorso leggermente differente per quanto riguarda i guanti. Impermeabili, assolutamente sì, ma conducono il freddo un po' più velocemente rispetto a pantalone e giacca. Passiamo a quella che è la vestibilità di questi indumenti e partiamo proprio dai pantaloni. Pantaloni realizzati in materiale elastico, tra l'altro resistente all'abrasione, con chiusura di tipo a cricchetto, comoda e pratica. Ricordiamo inoltre che sono consigliatissimi anche a chi pedala per molte ore. Passiamo poi alla giacca, comoda, leggera in termini di peso, non crea intralcio nei movimenti e ricordiamo che è regolabile nella parte inferiore e in quella vicino al cappuccio. Cappuccio che è possibile indossare al di sopra del casco, aumentando ancora di più il grado di protezione contro l'acqua. Infine troviamo i guanti, veloci da indossare, comodi, con materiale touchscreen posizionato su pollice, indice e medio, per poter utilizzare il vostro smartphone senza dover levare i guanti. Materiale inoltre utile ad afferrare le leve dei freni in condizioni di bagnato. Un'ultima indicazione, parliamo delle taglie. Per il test mi è stata affidata una giacca in taglia M e un pantalone in taglia 32. Sono alto 1,68 m e sicuramente avrei preferito una taglia in meno sia di giacca che di pantalone, ma dipende molto dalla vestibilità che ognuno di voi ha e dall'utilizzo che intendiamo farne. Benissimo, io per ulteriori dettagli e sfumature, come colore, prezzo, vi invito a leggere l'articolo linkato qui sotto in descrizione, iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!